Quello che succede in estate rimane in estate. Qualcuno si è innamorato, qualcuno ha fatto il furbo, qualcuno ha messo le corna. Non parliamo di quest'oggi, ma parliamo del perché si dice mettere le corna. Non sappiamo precisamente perché si dica così, ma ci sono diverse ipotesi. La prima ipotesi si fa risalire al mito. Isola di Creta, la moglie del re Minosse non vuole fare l'amore con lui. E quindi Afrodite, dea dell'amore, sappiamo che gli dei si intromettevano sempre nelle vicende umane, la trasforma in una ninfomane. Quando la moglie del re Minosse e il re Minosse si separano, lei deve colmare il suo desiderio di fare l'amore e si innamora di un toro, da cui poi nascerà un figlio. Da questo momento, quando il re Minosse si farà vedere per strada, gli si farà il gesto delle corna, proprio per ricordargli quello che ha fatto la moglie. Seconda ipotesi. Un'altra possibilità invece riguarda molti secoli più tardi. Siamo in epoca moderna, rinascimentale, 400-500. È una caccia alle streghe. Quando le condizioni meteorologiche avverse andavano a rovinare il raccolto, si poteva dare la responsabilità a queste figure soprannaturali femminili che erano le streghe. Si pensava che queste donne di notte si accoppiassero con il diavolo, che nell'immaginario collettivo e nella rappresentazione artistica viene espresso con la figura del caprone, del toro, dell'animale cornuto. Racconta addirittura che in Germania all'uomo che subisce tradimento viene fatto indossare un cappello con delle corna. Vuoi sapere l'origine di altri modi di dire? Scrivicelo nei commenti.